Allora, siamo quasi a fine anno, abbiamo l'onore di avere qua il Presidente del Consiglio Comunale di Chiusa, Beniamino Bosco Capon. Beniamino, abbiamo visto un tuo comunicato che parli un attimo di questi 2 mesi di amministrazione, giusto? Sì, beh, intanto facciamo gli auguri di fine anno e buon principio a tutti i cittadini di Chioggia e agli amici di Chioggia Azzurra. Un anno difficile, 2 anni difficili con questa pandemia sanitaria, con questa crisi economica e quindi il pensiero va sicuramente a quelli che stanno peggio, a coloro che hanno veramente dei gravi problemi o di salute o economici, ai quali l'amministrazione deve stare vicina. E quindi come Consiglio Comunale facciamo comunque gli auguri di fine anno, proprio perché è finito, con l'auspicio che il prossimo anno, insomma, ci sia una ripresa, una ripartenza e ci sia grande serenità anche di salute per tutti quanti. Reso conto che abbiamo mandato come amministrazione dal Consiglio Comunale è proprio perché ci piaceva l'idea di rendere conto ai cittadini, mettendo in fila tutte le cose che abbiamo fatto in questi 2 mesi, partendo dal fatto che l'anomalia di vincere l'amministrazione comunale in ottobre e arrivare a pieno regime a fine anno vuol dire avere i capitoli chiusi, magari mezzi vuoti, magari vuoti in alcuni, e anche di iniziare a ragionare per il prossimo anno a fare il bilancio. Quindi con queste due cose, cioè a vincere a fine anno un'amministrazione, iniziare a governare e durante la pandemia sanitaria, valeva la pena dire abbiamo approvato con il Consiglio Comunale degli ultimi 2 mesi oltre 40 provvedimenti, dando un segno di qualità del nostro lavoro, sicuramente nella quantità. Poi sulla qualità possiamo evidenziare che abbiamo dovuto mettere mano a riparare un po' di errori fatti dal passato, senza entrare in giudizio su chi ci ha preceduto, su chi ha governato prima, però comunque andare ad affrontare il periodo di Natale con le casse del comune a zero, ci ha fatto specie, perché il Natale comunque doveva arrivare e quindi doveva esserci qualcosa. E quindi abbiamo dovuto raschiare il barile, con la delicatezza di non andare ad incidere sui servizi essenziali del comune e portarli via da là, e quindi più di 30.000 euro, insomma, non si è riusciti a fare. Tra l'altro, abbiamo anche cercato di avere delle sponsorizzazioni su alcuni casi e su altri un po' di volontariato. Quindi si ringrazia sicuramente gli uffici del lavoro fatto e tutti quelli che hanno collaborato, sia colleghi di giunta che di consiglio, ma anche i cittadini e le associazioni che si sono offerte di fare quel poco che si poteva fare per questo Natale. Un Natale che comunque è messo in difficoltà da questo elevato aumento di contagi. Pensate, siamo quasi a 700 ai giorni nostri, un mese fa erano 100, un mese e mezzo fa erano 100 i contagi, quindi è più che quintuplicato e vuol dire che in quarantena preventiva, se ci sono 700 positivi, moltiplicandolo per 10, sono 7.000 a casa in quarantena preventiva e quindi non sono in giro. Quindi quando vediamo desolazione in giro, credo che non sia colpa perché mancano degli eventi, anzi gli eventi farebbero assembramenti e peggiorerebbero le cose. È stato lungimirante quello di dire a Capodanno non si fa niente, anzi l'amministrazione ha detto che se continuano così i contagi, anche la festa dell'Epifania che avevamo programmato, forse vale la pena non farlo. Questa è la situazione di oggi e quindi bisogna avere pazienza su tutto quello che ci capita. Sì, in effetti questo messaggio è importante, a mio avviso credo sia importante, non per fare il filo governativo assolutamente, perché sapete che se c'è da criticare anche Chioggia Azzurra dice la sua, e Corretto. però effettivamente questo messaggio fate bene a rimarcarlo, perché per esempio per quanto riguarda le luminarie, e anche a noi come Chioggia Azzurra tanti cittadini ci hanno detto ma
e noi non abbiamo neanche una luce, no? Piazza Todaro piuttosto che Piazza Europa, piuttosto che le frazioni, eccetera, no? E io, quando mi dicevo, guarda che hanno fatto il comunicato che più di 30.000 euro non avevano, ma una luce anche qui, ma se i soldi sono quelli... Hanno ragione, è vent'anni che sono abbandonate certe situazioni in città, e quindi è giusto che anche loro abbiano con pari dignità qualcosa, non quest'anno, dispiace dirlo, ma è la verità, e prendere in giro i cittadini non è il nostro modo di fare. Hanno ragione, ma più di così non si poteva fare. L'anno scorso il comune ha speso circa 100.000 euro, 120.000 euro sul periodo di Natale. E c'erano luminari dappertutto? Non c'erano dappertutto. Beh, insomma, era abbastanza importante. C'erano il doppio di luminari magari, forse quasi il doppio di luminari in giro, però hanno speso quattro volte, voglio dire. Quest'anno un po' di sponsor, un po' di volontariato e un po' di... trovare qualcosa nei bilanci comunali senza incidere sui servizi della città, e abbiamo fatto questo. Siamo appena arrivati. Senti, approfitto anche per farti delle, così, visto che tu hai parlato di questo bilancio, che dopo, insomma, io devo ancora leggere, devo dire, in realtà non ho avuto il tempo, comunque lo allegheremo al video. Allora, premesso che io vedo Mauro Melao, il sindaco, che insomma che sta impegnando molto, vedo una cosa subito, non so, l'altro giorno c'era sta cosa delle deiezioni canine che anche tu tempo dietro avevi rimarcato, mi ricordo, e immediatamente sei stato a fare, sia a dare delle indicazioni appunto alla gente, ma anche a sollecitare Veritas appunto che stia. Però ci sono tante cose che sono rimaste in ballo praticamente con la precedente amministrazione. Tipo, per esempio, una di queste che mi viene in mente ultima è il parcheggio scambiatore di Isola di Unione, che sembrava che a settembre dovesse essere finito, è passato settembre, ottobre, novembre, passato dicembre è finito, e di notte è completamente buio perché non sono state attaccate nemmeno le illuminazioni. Avete tanti cantieri che dovrete cercare di insomma, perché adesso il prossimo anno il bilancio potrete utilizzare i soldi. Sicuramente faremo il bilancio, anzi cercheremo di farlo prima, non arrivare a aprile, maggio, giugno a fare il bilancio preventivo a metà anno, insomma, perché è un po' deludente, insomma, lavorare in dodicesimi e non poter fare determinate operazioni. Però in eredità, il parcheggio scambiatore è un'eredità che ci portiamo e non ci fa bene, perché comunque serviranno 350.000 euro per continuare il cantiere. Noi, quando eravamo all'opposizione, siamo stati brutalmente contro a questa opera, che non doveva essere fatta lì sicuramente, e comunque non porta grandi posti auto in più, anzi, per la legge del contrappasso adesso siamo senza quei posti auto, quindi il mercato del giovedì, che porta magari delle persone, dove parcheggiano? Siamo senza perché quello interno non è ancora aperto. Perché non è aperto, è andato sopra circa 100 posti auto questo manufatto per farne 120-130, adesso non ricordo di preciso, per averne 30-40 in più posti, ma intanto mancano questi posti che quindi, c'erano prima. Ma quindi i lavori sono fermi perché mancano i soldi? Mancano i soldi per la domotica e per degli impianti, per completare gli impianti tecnici, diciamo. E quindi cosa vuol dire questo? Che finché non faremo il bilancio, non metteremo questi soldi, che vuol dire che avremo meno soldi sul prossimo bilancio, perché ci serviranno per sistemarlo, perché ormai va sistemato. Però effettivamente il... questa la sapeva adesso che mancano i soldi. Mancano questi... Perché io, che da quello che si sapeva, che a settembre la domotica non arrivava perché c'erano problemi nazionali. Anche vero sulle materie prime e sulle forniture che c'erano problemi. Però bisogna in qualche modo confezionare in maniera perfetta tutte le cose che servono per aprirlo. Però intanto che sia al buio, è almeno un faro bisogna metterlo, almeno sia per la sicurezza, sia per tutto quello, per i vandali, eccetera, insomma. Sì, non vorrei che facesse la fine del granaio, che è 20 anni che se ne parla, del teatro Astra, o piuttosto dell'arena, che è anche un'altra cosa che deve andare sistemata al più presto, e ci ragioneremo con il 2022. Spero che ci ragioneremo presto, insomma, su tutte queste cose. Alcuni cantieri possono essere chiusi, finiamoli, altri invece devono essere progettati, programmati, perché sono eredità precedenti che devono essere sistemate. Non abbiamo scuse, non diciamo che è colpa di quelli dell'altra volta o di chi li ha fatti ancora prima,
diciamo che siamo noi al governo, ognuno per quota parte di responsabilità e competenza, e i cittadini hanno una grande aspettativa della nostra amministrazione. E abbiamo degli assessori bravissimi, un sindaco molto presente, come dicevi, e molto attento e competente sulle cose, e abbiamo una bella squadra in consiglio comunale, presidenti di commissione, quindi auguri anche a loro, tra l'altro, ho fatto gli auguri ai cittadini, ma anche ai colleghi e ai dipendenti comunali per questa fine d'anno. E anche le minoranze, dai, anche le minoranze, dai. Consiglieri, ai colleghi, consiglieri tutti, ovviamente, anche se qualcuno si comporta male. Vabbè, ma la normale dialettica, dai, maggioranza, minoranza. È una battuta. Sei un navigato consigliere comunale, quindi devi... È una battuta scherzosa. Adesso sei anche presidente del consiglio, quindi sì. devi gestire anche questi, ogni tanto qualche piccolo mal di pancia, dai. No, ma per carità, come presidente del consiglio bisogna essere equidistanti e cercare di fare il meglio che si può fare. Siamo tutti umani, tutti sbagliamo, e quindi come sbaglio io sbagliano anche loro. Bisogna essere umili su questa cosa, perché sennò non si va avanti. Poi qualcuno scrive al prefetto, alla Corte dei Conti, siamo appena arrivati e già scrivono, quindi ci chiedono massima collaborazione, però scrivono, e questo... Però anche voi, però perdonami, io non voglio fare, mi sono libero, sì. Anche voi come maggioranza, Mauro, il sindaco, ha detto facciamo le cose insieme, vi siete tenuti tutti il presidente di commissione. Sì, è vero. Cioè, onestamente, diciamo, non è stato un buon inizio, voglio dire, dal punto di vista di rapporti maggioranza-minoranza. Guarda, non posso dire che non è vero, perché effettivamente tutte le presidenze sono della maggioranza, a parte una vicepresidenza, la sesta, che è andata a Rossi, no, per carità. È l'unico, è l'unico che ha chiesto qualcosa. Sì, e noi abbiamo contentato. Sì. Dopo, per carità. Sì. Per carità, magari se iniziano a collaborare bene come opposizione, se la maggioranza ritiene opportuno, si può anche dare. Gli avete dato la vicepresidenza, complimenti. Scusami, no, volevo farti sorridere. Sì. Questa intervista è stata anche troppo lunga, direi salutiamo tutti, chiudiamo e auguriamo buon anno, buona fine, buon inizio a tutti quanti, buona fine e buon principio, grazie. Ciao. Benvenuto.